Gianluca Brambilla, non faccio domande, le consento di scatenarsi. Allora, no, ma banalmente, io dico a Mastella, abbia il coraggio di fare il politico vero. E il vero politico chiude le scuole. Il vero politico si assume anche la responsabilità delle decisioni impopolari, se no viene fuori un altro Ponte Morandi, capisci, no? Dopodiché viene lei qua. E quello è il problema, bisogna sfidare l'impopolarità, bisogna avere il coraggio di dire ai nostri cittadini, il biglietto lo devi pagare, se no stai a casa, perché quei ragazzi lì che hanno scavalcato erano là in spiaggia a bere la birra, a mangiare il panino, e lì l'euro ce l'avevano da pagare, poi non hanno l'euro per pagare, non bisogna avere un atteggiamento pedagogico nei confronti delle persone, ma bisogna avere il coraggio da politici di dire, signori, così non si va avanti, protestate finché volete, perché attenzione che quelli che oggi cavalcano temi, leggi Di Maio, leggi Salvini, oggi cominciano ad essere ascoltati dalla maggioranza della popolazione italiana, attenzione. Poi saranno grezzi, ingenui, devono crescere, tutto quello che volete, ma cominciano ad avere il consenso. Cerchiamo il consenso delle persone civili. Siete degli incivili, rimanete incivili, ma rimanete fuori dalla metropolitana. Questo è il coraggio che chiediamo alla politica. Chiaro, Mastella? Paolo De Nardis. Ma che c'entra questa con le mie 19 scuole? Chiudile con il problema, se non le chiudi non verranno mai ricostruite, scuole che io devo chiudere. Aspetteremo la disgrazia, se non le chiudi dovrei aspettare la disgrazia per metterla a posto. Se invece le chiudi poni un problema enorme a questo paese, poni un problema al governo, vediamo che... Attenzione che Renzi, quando disse di mettere a posto le scuole, allora avevo buttato Renzi, lo presero tutti in giro, non ci si comporta così. Con tutta la burocrazia che c'è, vieni tu a darmi i soldi. A me non viene a dire la burocrazia che non riesco a lavorare. Allora. A noi imprenditori ce lo viene a dire. Noi è una vita che denunciamo il problema della burocrazia. Adesso ce l'avete anche voi e vi siete svegliati. Allora, vi fermo. Noi sono 30 anni che ricordiamo. Vi fermo un momento, vorrei un aiuto. Brambilla, al di là della questione lotta ai portoghesi, ragioniamo un attimo sul prezzo. Se il servizio è migliore, è giusto che venga pagato di più o stiamo parlando di un servizio pubblico essenziale che deve avere un prezzo calmierato? Glielo chiedo anche in riferimento ai dati che viaggiano sui nostri schermi. Io vorrei raccontare questa breve storiella. No? Ho vissuto a Londra, alla periferia di Londra, nella zona sud, in una città che si chiama Brighton, dove non si usa l'automobile perché i mezzi pubblici sono efficientissimi. E mi ricordo che la prima volta che sono andato al lavoro a Londra mi sono presentato alla biglietteria, no? E quando mi hanno detto il prezzo del biglietto del treno sono rimasto senza parole, sono rimasto scioccato, no? E la risposta del bigliettaio mi sconcertò perché mi disse, per la mia mentalità italiana, lei vuole entrare a Londra tra le 7:30 del mattino e le 9, cioè nel momento di maggior punta, paga di più? Non paga di meno, cioè lei vuole fare il pendolare, vuole vivere a Brighton col mare, il sole, il verde, eccetera, e vuole poi andare a lavorare in centro Londra, non c'è nessun problema, paghi. Quindi il tema del pagare è fondamentale, ragazzi, il tema del pagare va associato all'efficienza, no? Inutile che... Adesso ha ragione, ci sono delle inefficienze anche a Milano perché i controllori hanno paura di fermare certi extracomunitari, inutile che stiamo qua a raccontarcelo, anche perché poi chiami i carabinieri, arriva la polizia, li arrestano perché magari fanno anche violenza, 5 minuti dopo sono liberi, quindi il problema è della giustizia. Non possiamo neanche immaginarci però, insomma, il carcere a vita per uno che no, non ma io ho visto a Londra fermare il pullman, Ho visto Londra fermare il pullman, però gli altri passeggeri non protestavano, certo. Perché c'è un senso civico tale per cui dici... Io ho pagato il biglietto, è salito uno che non ha pagato, ho fermato il pullman, capisci? Chiaro. Mentre gli italiani si arrabbierebbero in quel caso lì. Diciamoci la verità, no? Che noi vogliamo avere la botte piena, la moglie ubriaca e l'uomo alla vigna.